nessuna di queste tematiche era generale sul biometano, è passata l'epoca di dire il biometano è il futuro, il domani e questo e quell'altro. Qui siamo già entrati in media stress e stiamo parlando da una parte se si riesce concretamente a fare degli impianti agricoli, e credo che non di tutto la convinzione sia di sì, però vada avanti il primo perché ci sono ancora troppi incerti che frenano un po'. Io appunto, come dicevo ieri, sono al corrente di almeno una ventina di progetti agricoli che sono lì, ma forse saranno molti di più, forse qualcuno si muoverà, vedremo dei risultati, allora gli altri entreranno poi nel solco. Ma invece la giornata di oggi è dedicata alla commercializzazione. Commercializzazione perché sì, è ovvio, se ne è parlato molto, che il biometano è una filiera complessa, molto più complicata, sia per l'alimentazione, perché si deve entrare nelle categorie di biometano avanzato e questo non è scontato, cioè se si è rifiuti si è avanzato per definizione, se si è nei sottoprodotti si è avanzati sub condizione, se vogliamo. E questo è l'aspetto dell'alimentazione, ma invece a valle della produzione, una volta prodotto il biometano, non siamo solamente in un'ottica come era col biogas, dove dicevamo io vendo il biogas, faccio funzionare l'impianto con 8.200 ore all'anno, vendo tutto al GSE e io non faccio che fatturare, praticamente posso mettere un programma automatizzato che mi fattura tutti i mesi al GSE e sono a posto. No, è molto più complicato. Certo, c'è stato il decreto nuovo che ha semplificato le cose e ha cercato di emulare, se vogliamo, per il biometano la situazione del ritiro dedicato GSE, e questo è stato, io credo, una grossa semplificazione un po' per tutti, e molta gente che vuole lavorare sul biometano si penserà a questa soluzione in prima battuta. Però c'è dietro un mercato a valle, un mercato molto interessante e molto complicato. Si entra nel mercato dei carburanti, dei petrolieri e dei grossi operatori, e l'ho sempre creduto che sarebbe successo, ma adesso lo capo con mano, ci sono delle proposte alternative al ritiro dedicato GSE, quindi sono le proposte di operatori che sono in grado di offrire la sicurezza dei ricavi o dei punti fermi per quanto riguarda i ricavi, che possono essere decisamente più interessanti rispetto a quello che offre il GSE, forse anche più reattivi e pronti rispetto anche, parliamo anche di quest'oggi parleremo anche di alternative a quello che è la forma più classica, che è quella della connessione con la rete SNAM, parleremo per esempio o di connessioni su reti di distribuzione o per esempio forniture dirette con carri bombolai o altre formule che riguardano per esempio il liquefatto, che apre delle alternative molto interessanti per chi è lontano dalla rete, che è un caso molto tipico per aziende agricole. Per cui non risolveremo, non chiariremo tutti gli aspetti molteplici, però abbiamo qua due operatori del settore del metano e del gas naturale che sono in grado di parlarvi delle loro esperienze. E comincerei allora con il primo, che vi do il benvenuto, che è Luca Parmegiani di Green Fuel Company. E Luca può vantare un primato, perché è sicuramente il primo operatore, forse il primo operatore a avere del biometano per autotrazione. Ma sicuramente è il primo operatore privato che è andato a comprare la molecola metano dal produttore. Stiamo parlando di un impianto in Calabria che è stato inaugurato da poco e di cui vi parlerà meglio Luca Parmegiani. Grazie e benvenuto. Buonasera signori.
Allora sì, Luca Parmigiani amministra questa società che da anni si occupa di vendere gas naturale alla mobilità. È un'attività che in Italia si sviluppa da 100 anni e quindi prima ancora degli idrocarburi liquidi già in Italia si vendeva gas per le auto. È un prodotto questo considerato la cenerentola degli idrocarburi per la mobilità, perché prima di questo c'è chiaramente il gasolio, la benzina e il GPL, ma c'è un'antica tradizione in Italia che vede questo paese come prima in Europa come numero di autovetture immatricolate e che bruciano metano per la motricità. In Italia ci sono circa 1 milione di autovetture sull'intero parco europeo che conta 1.300.000 autovetture e quindi c'è una tradizione che già oggi offre al mercato del biogas verso il biometano una clientela che esiste. Oggi in Italia si impiegano per la mobilità poco più di 1 miliardo di metri cubi di metano e il decreto di quest'anno, che è il 2.0 con le sue procedure applicative di giugno, prevede una premialità fino a 1 miliardo di metri cubi, quindi casualmente ci si trova ad avere un mercato già pronto a bruciare quella quota premiata di 1 miliardo di metri cubi. Ma con questo intendo sottolineare che non siamo un procinto di una realtà che deve essere creata, è già una realtà in auge e questo potrebbe essere una opportunità. Noi come società dal 28 agosto vendiamo circa 500 autovetture al giorno, 6.000 metri cubi di biometano, che nel corso dei prossimi 2 mesi, quindi entro fine anno, diventeranno circa 12.000 metri cubi. Noi non siamo produttori di biometano, ma attraverso SNAM e le sue interconnessioni siamo andati a contrattualizzare con un produttore di biometano che si chiama Calabra Maceri, nel profondo sud, siamo a Rende in provincia di Cosenza. Questa è una realtà che raccoglie l'umido dei cosentini, lo digerisce, ne fa biogas depurato in biometano, viene introdotto in una rete di SNAM. Noi siamo shipper, quindi siamo società che ha contrattualizzato anche il trasporto con questo entry point e portiamo il biometano su impianti al nord che viene venduto nella quantità che vi dicevo prima. Abbiamo l'obbligo anche chiaramente di garantire quello che si chiama bilanciamento, perché noi abbiamo una curva di prelievo piatta e questo prodotto deve essere, così come si prende, piazzato alla vendita. Ma è un'esperienza che stiamo facendo, abbastanza impegnativa, perché essere i primi ad aprire una via spesso comporta anche alcuni impegni, non sempre trovi interlocutori già pronti, però io penso che questo sia un elemento che a premessa vi dicevo per il numero di autovetture già presenti in Italia, ma soprattutto per l'indirizzo che il legislatore internazionale intende dare a questa fonte rinnovabile, è una strada di sicuro interesse. Vorrei fare una parentesi rapida sul fatto che tutti voi siete interessati, immagino, al biogas per quello che è chiaramente la sua provenienza rinnovabile e nello specifico, vista la fiera che ci ospita, parliamo di sottoprodotti. Questa è una strada che proseguirà nel futuro, ma abbiamo ormai già la certezza che quello che è l'attività fino ad oggi condotta e che ha aperto la via alla produzione di biogas per il power, in realtà è già stata pesantemente condizionata in relazione al fatto che esiste sulle rinnovabili un mondo
che è stato giudicato sicuramente più idoneo, che è quello tradizionale del foto, dell'idro e dell'eolico, processi di combustione con cogenerazione per fare energia elettrica, sostanzialmente oggi sono stati frenati. Lo sappiamo tutti, e le iniziative che in 10 anni hanno portato anche alcuni imprenditori a vivere male il loro investimento sono perché poi alla fine al processo di combustione ci sono state tutta una serie di levate di scudi che hanno condotto lo stesso investimento magari a scricchiolare. La finestra che si apre oggi è quella di trascurare per intero il processo di combustione, ma di depurare il prodotto in biometano, quindi un prodotto più pulito rispetto a quello che veniva introdotto nel cogeneratore, attraverso la rete o in alternativa attraverso i carri bombolai che esistono da 100 anni, perché portavano dai pozzi su quelle che erano piccole reti o piccoli consumatori o grandi consumatori il gas naturale ad essere impiegato. I carri oggi sicuramente rappresentano anche una via alternativa, perché sappiamo che molti biodigestori sono lontani dalle interconnessioni, sappiamo che queste possono talora costare moltissimo e inoltre, voglio dire, abbisognano comunque di tutta una serie di accorgimenti che io chiaramente ho avuto modo di studiare alla Calabra Macere, che è stato il secondo impianto in Italia ad allacciarsi in rete per introdurre il biometano, e quindi esiste anche questa opportunità. Non dimenticatevi che quando si parla di biometano per la mobilità si va a toccare un mondo sulle rinnovabili che oggi è ancora molto lontano rispetto ai propositi che si intrapresero all'inizio di questo millennio, perché quando si parla di bioraffinerie parliamo di additivi da miscelare con il gasolio, parliamo di prodotti sintetici, oli esausti, anzi oggi ancora oli di palma, di colza e di girasole, quindi tutto quello che dovrebbe andare a tavola invece viene convertito in energia. Il combustibile rinnovabile come il biometano per eccellenza, del resto è definito avanzato, è quello che i produttori di biogas possono chiaramente mettere in circolo. Adesso, senza essere troppo noioso, però vi dico un po' la differenza rispetto al mercato della tariffa omnicomprensiva, quindi la produzione di energia elettrica. Quello che si è introdotto sotto il profilo legislativo è qualcosa in più che può rappresentare alcune complessità, ma nel tempo credo che questo mondo riuscirà, come dire, a creare dei punti di incontro e delle sinapsi, magari non tutte condizionate o che necessitano di un incrocio col GSE, che sarà comunque chiaramente il promotore dei certificati di emissione del consumo, i CIC, che oggi si propone di acquistare il biometano seguendo dei valori economici che però sono variabili, perché sostanzialmente introduce un meccanismo di sconto rispetto al prezzo di bilanciamento, che però segue le logiche del mercato e che quindi può essere alto d'inverno, molto basso d'estate, ma comunque è sempre il mercato, e quindi è un elemento che propone delle difficoltà nella bancabilità, proprio perché mentre il CIC quotato a 375 euro l'uno si può, come dire, in qualche modo convertire al metro cubo di biometano per circa 65 centesimi al metro cubo, più o meno, perché in realtà il CIC viene rilasciato su quello che è un potere energetico del prodotto che viene immesso sul mercato della mobilità, oggi parlare di valore economico sulla molecola venduta alla mobilità in quanto tale, quindi al di là del CIC, stiamo parlando di ordini che hanno toccato recentemente 30 centesimi al metro cubo, che oggi sono 27 centesimi, che a gennaio di quest'anno, quindi 10 mesi scarsi fa, erano a 19 centesimi, eravamo in pieno inverno, quindi diciamo che